Carlotta, lo sai cosa hanno detto la produzione? Cerca di assumere delle pose un pochino più sexy, più sensuali. Lo sai che mi viene difficile. Lo so, ma... Allora, aspetta, aspetta. Così? Così? Oh, caspita. È una bella sfida quella di Renault con la sua nuova Clio Sporter. Già, una wagon compatta, ma bassa, filante e aggressiva. Soprattutto nella versione top di gamma, ovvero la GT. Mossa da un 1200 turbo benzina 4 cilindri da ben 120 cavalli con cambio a doppia frizione. Beh, solo a guardarla a me viene voglia di guidarla. E allora, facciamolo. Posso mollare sta posa sexy? Sì, andiamo. Oh! Relativamente bassa, la Clio Sporter sembra persino più compatta dei suoi 4,27 m di lunghezza. Renault ha giocato indubbiamente una carta coraggiosa proponendo una wagon sportiva in questa categoria. Con un look già piacevole nelle versioni di base, la Sporter nella variante GT è sicuramente attraente. L'aspetto slanciato è reso cattivo dall'assetto ribassato, i cerchi in lega da 17, la calandra rifinita in nero lucido e la coda connotata dal diffusore posteriore aerodinamico con lo scarico sdoppiato. Oltre alla già rilevata connotazione sportiva, la variante GT porta di serie le barre satinate al tetto, i fari diurni a LED, le maniglie e le modanature laterali in tinta carrozzeria con profilo dark grey, coordinato ai cerchi ruota. Con i suoi 20.000 euro di listino, la GT è la top della gamma Clio Sporter, che parte però da poco più di 14.000 con la 1200 Wave a benzina da 75 cavalli e da 16.000 per le versioni a gasolio. Nell'abitacolo, la caratterizzazione sportiva griffata Renault Sport è ancora più evidente. I sedili da look racing, con quello di guida regolabile in altezza, la pedaliera in alluminio, il volante in pelle registrabile in altezza e profondità, il tutto abbondantemente marchiato RS, fanno sentire a bordo di una GT. Oltre a ciò, la dotazione è piuttosto completa per categoria e prezzo. Di serie troviamo tra l'altro il tablet R-Link inserito in plancia, che ingloba satellitare, computer di bordo e vari servizi, di cui parleremo a parte. Non mancano poi il cruise control e il climatizzatore manuale, ma soprattutto il cambio automatico sequenziale a doppia frizione EDC, unica possibilità per questa versione. L'abitacolo infine non è amplissimo, dimensioni compatte e linea slanciata non ne fanno certo una monovolume, ma quattro persone ci possono viaggiare in grande comodità e con spazio adeguato nel bagagliaio, comunque configurabile a necessità. L'R-Link. L'R-Link è quello che vedi con quel display grande touchscreen in centro plancia, dove normalmente c'è il computer di viaggio, il navigatore. Anche questo naturalmente li ha, ma in realtà è un vero e proprio tablet fisso, ma funziona come un tablet. Vabbè, senti, faccio prima a spiegartelo in dettaglio e farti vedere le immagini. Che... E il sistema, visualizzato tramite un tablet fisso al centro della plancia con schermo da 7 pollici, che visualizza e governa numerose funzioni. A cominciare dal navigatore satellitare, per passare all'impianto audio e telefono con visualizzazione anche delle relative funzioni, quali ad esempio la rubrica, per finire alla gestione dell'impianto radio e dei dispositivi connessi. Sempre dall'R-Link si possono ottenere le info sullo stato della vettura e sul viaggio, ma, proprio come per i tablet portatili, sono numerose le app disponibili per implementarne l'uso, sia informativo che per la connessione e addirittura l'intrattenimento e il gioco. Tutto chiaro? Posso andare? No. Oh, Paolo, che cos'è l'RS Sound Effects? È un'applicazione dell'R-Link che in pratica ti permette di simulare a tua scelta la sonorità, cioè il suono, la musica, di un mezzo diverso da questo, anche mezzi molto particolari, un UFO compreso. Naturalmente è una simulazione elettronica che percepisci solo all'interno dell'auto e non si sente fuori. Vabbè, anche questa te la faccio vedere, ma così facciamo vedere. Si tratta di una delle app disponibili sull'R-Link e che, da bambini sciocchi quali siamo, ci ha particolarmente divertito. In pratica è la possibilità di scegliere la tonalità del motore di diversi veicoli,
dalle super sportive moderne e storiche delle gamme Renault e Nissan, fino a una moto bicilindrica degli anni 60 o addirittura il futuristico ronzio da UFO della avveniristica Comset Reina Stella. Perfettamente sincronizzate con acceleratore cambio, queste strane musiche si avvertono però, ovviamente, solo all'interno dell'auto, ma l'effetto è notevole. A posto? No. Cosa c'è? Ancora una domanda. Che cos'è il pulsante RS? Senti, veramente, non ce la faccio più, voglio andarmene, sono stanco. Questo te la spiega Alfa in pista, va bene? Ciao. Posizionato sul tunnel davanti al cambio, una volta premuto varia i parametri di acceleratore, sterzo e cambio, incrementandone la rapidità di risposta e la sensibilità, ovviamente ai fini di una guida più dinamica e sportiva. Certo Paolo che sembra veramente di stare nell'abitacolo di una macchina sportiva, quasi da corsa. Sì, effettivamente soprattutto questi sedili sono particolarmente anatomici, hanno un contenimento laterale perfetto, non ti muovi, sei assolutamente inchiodato e questo agevola moltissimo nella guida veloce, soprattutto nel misto tosto. Sì, c'è da dire che sono anche molto comodi ed esteticamente molto belli, però io purtroppo sono piccolina e mi ci infosso un po'. È vero, sono tra i migliori che abbia provato in vita mia, sinceramente compresi quelli delle supercar o delle auto di lusso. Però sono studiati su una corporatura media, essendo molto, molto estremizzati per quanto riguarda i supporti laterali, per chi ha una corporatura minuta come la tua, chiaramente possono essere un po' scomodi, diciamo, possono intralciare un po' nella guida. D'altronde questa versione GT, a differenza delle altre Clio Sporter che hanno sedili normali, è probabilmente destinata nell'idea di Renault a un pubblico maschile. A proposito di motore e cambio, invece, che cosa mi racconti? Beh, il primo è un 4 cilindri turbo benzina, 1200 da 120 cavalli, 4 cilindri con una buona coppia di 200 Nm. Il secondo è un automatico sequenziale a doppia frizione a 6 rapporti, con una particolarità che apprezzo moltissimo, che è quella di avere a disposizione delle marce come sulle auto da corsa, cioè come più istintiva, vale a dire si spinge in avanti per scalare e si tira all'indietro per salire di rapporto. Però se io volessi viaggiare solo in automatico? Beh, lo metti in drive e fa tutto da sé come un normale automatico. Allora adesso mi hai fatto venire voglia di guidarla, abbi pazienza. Posso provarla? Certo, adesso mi fermerò appena possibile, spero più tardi possibile e te la farò guidare. Grazie. Chiuderò gli occhi. Molto piacevole da guidare perché mi sembra piuttosto veloce, mi dà tanta sicurezza, lo sai che per me la sicurezza è un elemento fondamentale. Sì, sì, l'assetto è fantastico, quest'auto è solo un po' penalizzato dai controlli elettronici che non si possono disinserire, questo frustra un po' le velleità di guida e soprattutto le potenzialità che ha nel misto stretto e temo che così sarà anche in pista. Ma parlami del cambio, come ti è sembrato? Il cambio è molto piacevole, devo dirti la verità, me l'aspettavo solo un pelino più veloce, comunque piacevole da utilizzare e soprattutto con questa modalità, cioè scalare in avanti e aumentare le marce indietro, che tra l'altro se non sbaglio ci sono solo un paio di case che adottano questo sistema, vero? Ma oltre a Renault, per quanto ricordo, sicuramente BMW e Ford, altri mi pare di no. Infatti. Senti, invece il motore effettivamente mi sembra bello pronto, anche un bel rumorino, però ti devo dire in tutta onestà non mi sembra un mostro. Beh, è comunque sempre un 1200 turbo, insomma non si può neanche pretendere più di tanto. Effettivamente hai ragione, però la mia sensazione è che sia più progressivo che rabbioso e questo forse inganna un po' sulle reali prestazioni, ma questo lo scopriremo presto con i test da 0 a 100. Ah, perché li faccio io oggi? No, come sempre li farà Alfo e soprattutto con la prova in pista. Vabbè, lo sai che mi secca parecchio, però lasciare la macchina ad Alfa se non abbiamo altra soluzione. Anche a me secca parecchio lasciare la macchina ad Alfa, ma come sai è raccomandato dalla produzione e ce lo dobbiamo tenere. Va bene. Ok. Vai! Il 1200 Turbo è discretamente brioso, ma la Sporter GT non è leggerissima, quindi non ci attendiamo prestazioni mozzafiato. E infatti il tempo è buono per la categoria, ma un po' al di sotto delle aspettative. 10 secondi e 16, comunque vicinissimo al 9.9 dichiarato dalla casa.
eccoci alla prova più dura, quella all'interno del guidatissimo circuito della Cerrina, vicino a Torino. La Clio Sporter GT è una vettura tutt'altro che lenta, ma il rapporto peso-potenza non è di quelli da garantire il record sul giro, quindi nessuno si aspetta prestazioni eclatanti. Neppure Alfo, che comincia a forzare il ritmo per prendere le misure alla francesina. Pare ben assettata, con coricamenti avvertibili ma non marcati e, almeno dall'esterno, una buona precisione in traiettoria. In accelerazione la spinta non sembra particolarmente rabbiosa, ma in compenso non si notano eccessive tendenze al sottosterzo. Siamo alle ultime curve, traguardo ormai vicinissimo, la Sporter passa composta e abbastanza veloce, staccando un 59,93 che non è certo un record, ma neppure un brutto risultato, anche se ci saremmo aspettati di meglio, soprattutto in ragione dell'ottimo assetto della vettura. Io non so che cosa ne pensi tu, ma a me questa Clio Sporter piace veramente tanto. Anch'io mi ci sono divertito parecchio perché vi ho ritrovato quelle caratteristiche che mi hanno fatto impazzire sulla Twingo e sulla Clio della serie RS. Solo che da una Wagon non te l'aspetti una cosa del genere. E poi a dirla tutta, varrebbe la pena comprarla già solo per quei magnifici sedili. Sì, effettivamente devo dire che sono tra i migliori in assoluto che abbia mai provato, soprattutto come contenimento, ma anche parlando di sedili di macchine di lusso, di supercar. Peccato solo per i consumi. Consuma tanto? Beh, proprio tanto no, ma neanche poco, nel senso che nel combinato, cioè nel misto, se la guidi in maniera normale, riesci a fare anche 12, anche 13 con un litro. Ma come cominci a pigiare un po', scendi facilmente sui 10 e anche meno. Beh, effettivamente molto sui concorrenti fanno di meglio. Concorrenti? Quali concorrenti? Io di questa macchina concorrenti non ne conosco, forse giusto una. Vabbè, parlando della Clio Sporter diesel o delle motorizzazioni più tranquille, sì, ce ne sono tante, ma di questa versione sportiva, appunto, forse ce n'è una, che però costa molto più cara. Ok, basta prima che parli troppo. Alla prossima. Sì, anche perché ho avvertito prima una presenza inquietante e quindi mi è venuta una gran voglia di fuggire.